tutti! Come promesso, oggi vi mostro la mia collezione di tazze da caffè, tè, eccetera. Oltre a farvi vedere tutte le tazze, ci sarà anche qualche piccolo accessorio, chiamiamolo così, per la preparazione del tè o che ha a che fare con tè e caffè. Spero in questo modo di soddisfare qualche vostra curiosità e magari esservi utile. Ecco qua tutte le mie tazze, sia da tè, caffè, cappuccino, e direi di partire da quelle più piccole, quindi da caffè. Ho un paio di tazzine bianche con dei rombi in rilievo e il manico a mo' di farfalla o cuore e il piattino di legno. Un paio di tazzine bianche semplicissime Pascucci, che è il mio brand, diciamo, di caffè preferito. Due tazzine Starbucks, una dedicata all'Italia, l'altra invece all'Ungheria. Sempre di Starbucks avevo due tazzine di questo tipo da caffè, ma una purtroppo si è rotta. Ho poi due tazzine di questa dimensione un po' da caffè lungo che ho preso da mia nonna. Le possedeva lei, anche se non le ho mai viste utilizzare, ad esempio, per il caffè. Io invece me ne sono appropriata e la utilizzo praticamente ogni giorno. L'altra tazzina è questa qua ed è quella un po' più vissuta, che infatti ha già una piccola scheggiatura, ma per il resto è tutta a posto. Come tazze di media grandezza, diciamo, ho un paio di tazzine di questo tipo con il piattino a forma di zampa di gatto e la tazza all'interno, appunto, un gatto disegnato. Queste le avevo prese su eBay cercando Cat Mug, Cat Cup o Neko Cup, qualcosa del genere. Non è molto capiente per il tè, ma per il cappuccino, ad esempio, è perfetta, o se voglio una tazza non troppo grande di tè. Anche perché nel caso del tè si intravede sul fondo il gatto, quindi ha un effetto molto bello. Altra tazza che utilizzo per il cappuccino è questa qua molto semplice di H&M Home con scritto Love You. Faceva parte di un set con un'altra tazza, sempre così rosa, pastello con scritto Me Too, se non sbaglio, che ha mia sorella. Questa è la tazza che ha ricevuto più richieste, è semplicissima in vetro ed è di Muji. Ne ho un paio così e anche in questo caso le utilizzo tantissimo per fare il cappuccino o tutte quelle bevande a base di caffè che sono belle proprio da vedere perché hanno magari una stratificazione ed essendo trasparente, appunto, si può vedere tutto. Molto molto bella, leggera e minimale. Questa è un'altra tazza che piace sempre tanto quando la mostro in foto. Praticamente si tiene in questo modo qua, quindi appoggia sulla coda e le orecchie. È una tazza che ho preso sempre da eBay cercando Neko Mug, ma qualche mese fa l'ho vista anche in un negozio asiatico che rivende cibo. Questa è la mia tazza storica di Budapest, presa ovviamente da Starbucks. Ce l'ho da tantissimi anni ed è, penso, una delle mie tazze preferite di sempre. Mi piace molto il giallo e rappresenta Budapest con questi colori caldi che a me piacciono molto. Questa invece è la tazza natalizia per eccellenza, presa al Disney Store qualche Natale fa. È bellissima, io adoro alla follia Stitch quando ho visto questa tazza natalizia. Non ho potuto resistere. Un'altra delle mie tazze preferite è questa qua, ispirata a Orgoglio e Pregiudizio di Jane Austen, con questa copertina, diciamo, vintage della Penguin. Molto molto bella. Questa si trova facilmente su Amazon. A proposito del mio amore per Stitch, altra tazza proveniente dal Disney Store è questa. È favolosa, praticamente ha tutti gli schizzi, disegni di Stitch, e poi qua invece è a colori. Questa tra l'altro è una tazza enorme, super super capiente. Altra tazzona Disney Store è questa di Bambi. A me piace molto Bambi, ho anche un tatuaggio con Bambi sulla schiena. È un'altra di quelle tazze abbastanza grande, anche se è stretta, quindi non è capiente quanto quella di Stitch. Però è molto bella perché è monocromatica e ha questo dettaglio di Bambi stupendo che si rifà poi anche nel manico. Queste due tazze le ho prese a una mostra qua a Milano quando sono andata a vedere una mostra sul Giappone, per l'appunto. Sono stupende, sono molto semplici, infatti a volte le usiamo anche come semplici bicchieri e rappresentano il cibo giapponese. Una è dedicata tutta al sushi, l'altra al cibo quasi street food, diciamo, in generale. Molto belle anche perché sono tipo ruvide e
non lucide. Questa anche è una delle mie tazze preferite, con tutti questi dettagli in oro e il bacio di Klimt. Anche la forma è molto bella perché non è lineare, è un po' più particolare rispetto alle altre. Questa è stata un regalo, però ho notato che sul fondo ha riportato questa dicitura, quindi se siete curiosi. Questa tazza l'ho presa un paio di anni fa a Lucca Comics presso uno stand di cui purtroppo non ricordo il nome, ma se non sbaglio nel video che ho fatto sugli acquisti del Lucca Comics l'ho scritto. Comunque è una tazza molto molto semplice, così a righe con qualche zampettata di gatto. La cosa più simpatica è appunto Gigi, il gattino di Chi Consegne a Domicilio, che sta seduto al centro della tazza. È molto spiritosa perché quando si riempie l'acqua arriva fino tipo al collo e sembra quasi spaventato, non lo so, è molto buffo. L'ultima tazza è un recentissimo regalo da parte dei miei amici, è praticamente questa tazza con la coda di un gatto come maniglia e ha una sorta di coperchio in cui c'è la faccia appunto del gatto attaccata poi a questo pisciolino dove si può mettere il tè sfuso e metterlo quindi in infusione in questo modo e poi rimuoverlo. È perfetto e molto molto carino perché innanzitutto è molto facile da pulire e poi ci sta la dose giusta di infuso. Ho pensato di farvi vedere anche degli accessori, diciamo, legati al tè. Innanzitutto i sottobicchieri. Io utilizzo tantissimo questi di IKEA che sono tipo in sughero, non solo per i bicchieri ma appunto anche per le tazze. Mi piace molto posizionarli sui ripiani di vetro proprio perché attutiscono e sono semplici, però fanno quello che devono. Sempre con il retro tipo in sughero ho questi sottobicchieri che uso anche per le tazze che mi ha regalato mia mamma dopo un viaggio in Provenza. E poi ho questi che mi vedete usare spessissimo, che ho preso in viaggio a Lisbona, stesso concetto, sotto c'è praticamente del sughero e sopra tipo mattonella, proprio perché è una cosa molto tipica a Lisbona e abbiamo scelto queste due fantasie qua. Questo piattino piccolo a forma di teiera con un gattino sopra serve invece per appoggiare il filtro dopo l'infusione, quindi per non sporcare, metterlo in giro, eccetera, va appoggiato di fianco alla tazza e poi va messo semplicemente il filtro. Quando non ho il filtro utilizzo o questo infusore a forma di tulipano di IKEA, che poi galleggia in questo modo sulla superficie, molto carino da vedere, oppure questo molto semplice, non ricordo nemmeno più dove l'ho acquistato, però si trova simile anche da IKEA o in qualsiasi negozio di tè e caffè. Per fare il tè a volte utilizzo anche la French press, la caffettiera diciamo francese o parigina, vi ho fatto un intero video dedicato a questo strumento e a come lo utilizzo per preparare il latte, il tè e il caffè. Altre volte utilizzo questa teiera molto semplice presa da Zodio, semplicissima, trasparente con un suo filtro all'interno e questo coperchio che purtroppo non riesco più a incastrare. Sempre tornando al mio amore smisurato per Stitch, questo termos l'ho preso quasi 11 anni fa a Disneyland Paris. Ero andata per i miei 18 anni e mi sono presa questo souvenir. Come termos non funziona, infatti è una grandissima delusione e fregatura, però è molto bello da vedere. Quindi lo utilizzo semplicemente come tazza o come decoro. Termos top che invece funziona alla grande è questo, molto semplice, un po' a clessidra di Starbucks. Il verde è il mio colore preferito, quindi l'ho preso in questo colore qua, ma c'è in tantissimi altri colori. L'ho usato tantissime volte per andare a fare tipo picnic in giro o per portarmi il tè al lavoro. Lo mantiene veramente molto molto caldo per tanto tempo. E infine, sempre di Starbucks, ho una delle loro tazze riutilizzabili. In pratica voi potete andare con una di queste tazze al bar e vi mettono il caffè, il tè, quello che è in questa tazza, senza quindi sprecare la carta per il bicchiere, la plastica per chiudere il bicchiere, eccetera, eccetera.
Questa era quindi la mia collezione di tazze, spero di aver soddisfatto qualche vostra curiosità. Come avete visto, molte tazze mi sono state regalate oppure le ho tra virgolette ereditate, quindi non so effettivamente dove siano state comprate, però spero ugualmente di esservi stata d'aiuto. Fatemi magari sapere qua sotto nei commenti qual è la tazza che vi ha conquistati, la vostra preferita tra quelle che vi ho fatto vedere. Vi ricordo che qua sotto in descrizione trovate tanti link utili, fra cui il video collezione dei miei tè, come funziona, che cosa serve la French Press, ma trovate ad esempio anche i link per iscrivervi alla newsletter per rimanere sempre aggiornati su quanto accade sul canale, blog, Instagram, anche per avere qualche consiglio extra. Io spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!